un cambio per parte, da parte del Nan, è uscito Walter molto oscura, diciamo, la sua prestazione. Non ha fatto molto in questa partita, cioè, poi è stato cambiato, è entrato Rengera su una più difensivo, mentre dall'altra parte è uscito, se non sbaglio, morto, che è entrato Massa fuori. Quindi adesso un attacco a tre, quello di Stars, che lascia un po' spazio però dietro. Ovviamente Mago Star Goodman vuole vincere la partita. Jorge Mesa, Jorge Mesa se ne va qui, bravo su Ranger Asuna, è il primo cartellino giallo della partita, penso. E beh, a differenza di Altair, Ranger Asuna non è così veloce. Qui si è vista, qui si è vista la differenza tra i due. Fallo, netto, cartellino giallo, però sempre Jorge Mesa a creare l'occasione. Lancio qui a sapore anticipato, genio, Cambuto spacca la gamba, addirittura prova il tiro all'alta, nessun problema per Frankenstein. Rimessa dal fondo, va a battere Frankenstein, 50 sul cronometro, 1-0 per il Nan qui a Dragon's Stadium, a Dragon's Arena. Nan sta giocando molto bene comunque. Il Seven qui aggancia, no, Fregano era meglio. Fregano che non è meglio oggi. Il Seven offside di Nassabori, intanto sul rinvio appunto del nigeriano, rivediamo, netto a meno di 3-4 metri. La sua posizione offside. 1-0 per il Nan, che al momento hanno 32 punti, al momento sono solissimi, 7 punti proprio del Dragon Stars. Incredibile, è tutto un sold out oggi qua, però il Dragon Stars non stanno facendo una bella figura secondo me. Questo per merito anche del Nan, ma anche del fatto che non hanno una squadra al 100%. Avevano potuto riposarsi, però insomma, non mi sembrano per niente al 100%, al 100%. Caccia tutto un po'. Troppo solo, troppo solo. Jorge Mesa se ne va, grande palla per Genio, Genio allarga per Bonoff, il cross in mezzo, troppo su Frankenstein che la fa sua. Frankenstein che ha fatto due miracoli in questa partita, veramente un angelo protettore, un angelo custode del Nan, questo portiere. Caccia tutto da solo, vuole far tutto da solo adesso lui, caccia tutto, Cambuto su di lui, intervento falloso e altro cartellino in arrivo. Eh sì, ah no, eh sì, scusate, l'avevo visto male. Ho visto rosso, invece era giallo. Che vento brutto di Cambuto. Insomma, adesso due centrocampisti con due cartellini gialli, diventa difficile adesso per il Nan. Palla in mezzo, niente a fare. Però devono stare attenti ai saltatori di testa, quelli del Nan. Kaiser, Ben se ne va sul Fregano. Ben, sempre lui, gran pallone per Kaiser di piedi fisico. Niente a fare, allontana qui la difesa della Stars. Che pericolo ragazzi, Kaiser è veramente un treno, nel vero senso della parola. Range Kasuma, lontano stacco, fallo laterale, è tutto oro che cola questo, questi minuti, questi secondi preziosissimi. Oxomo, lancio per Range Kasuma, pallone che non filtra e Bonoff può allontanare, Cambuto, Cicalì. Range Kasuna al sinistro! Sul fondo di niente! Lui ce l'ha questi inserimenti, ce l'ha anche questi tiri molto, molto belli da vedere. Quindi tacco Shigami, grande giocata qua qui il sinistro con l'esterno, però la palla non gira così come voleva il cinese. 19enne cinese, niente a fare. Altro scambio qui, interviene l'arbitro e c'è il rosso per FMO, clamoroso. Vabbè, intervento bruttissimo, ma un po' troppo rosso, forse anche l'irruenza dell'intervento. Cartellino rosso per il capitano, Jorge Mesa, palla in mezzo, attenzione, non si capiscono, forse era uno schema che hanno provato, ma insomma non si sono capiti. Adesso però il Nan si mette male. Giocare senza il capitano, senza FMO, uno che ti sa difendere alla perfezione. Con due gialli come Cambuto e Ranger Kasuna. È vero, stanno vincendo. Attenzione! Bello, il prende il tempo! Fermato da spacco la capa, sta giocando molto bene in fase difensiva, non molto in fase offensiva, Mandarino, Mandarino qua! Cambuto! Comunque quando ti ripartono i Dragon Stars stanno quasi sempre a meglio. Sono un
più veloce probabilmente. Oxon, lancio per Angela Suna, che sono di testa! La mette in mezzo, non c'è nessuno, Kessler era ancora indietro. Bonus, i Dragonstars devono approfittarne, palla regalata qui da Sorbetovic, Cabuto, Mandarino recupera all'intervento, Corghenezza lancia profondità, arriva l'intervento di destra, dottore di Shigali, che deve difendere la squadra. Ora la squadra è un po' spaccata, diciamo la verità. Fregano, caccia tutto a voi. Corghenezza, se dà un po' di spazio questo di ti massacra. Sorbetto di ciò, sbaglia ancora, ennesimo passaggio sbagliato, lancio per Ben, che è solo, Ben, il destro, Kjapanic, e questo è un miracolo di Kjapanic, cosa ha preso Kjapanic, incredibile, veramente senza parole siamo rimasti, genio, massa fuori, caccia tutto, Mandarino, genio, gira per Fregano, lancia dall'altra parte per Bonoff, per il russo. Niente da fare, il danno non si passa. Non si passa il crozzo. Kaiser in palo! Incredibile! All'84esimo! Mancano solo 5 minuti, calcio d'angolo! Al contropiede del Dragon Stars, caccia tutto, gira qui un Thunderstruck anche in 10, il Nan è più forte, il Nan vuole vincere il campionato e lo vuol fare da oggi che batte Dragon Stars, e andiamo su una, il sinistro sul fondo, ma è comunque un sinistro liberatorio quello di Rangia Suna, e andiamo a rivedere, eh sì, è il Nan perché Messa non riesce a più tenere il pallone, veramente incredibile. Ottantanove sul cronometro, 1-0 per Dragon Star e per il Nando, attenzione, calcia tutto sul fondo e non ci crede, e non ci crede neanche lui, non ci crede neanche lui. Per finire la partita, sta per finire, è tutto finito, forse è tutto finito, 90esimo, adesso scocca il 90esimo, incredibile, diamo qui l'ultima occasione della partita, qui Rodriguez, Bonoff, non si passa, Doxon deve allontanare il pallone, e lo fa adesso, 1-0 il danno, vince, batte il Dragon Stars, la Dragon Arena, con questo è tutto da Marco Gaglione, vi diamo l'appuntamento alle prossime partite, il Nan fa 32 punti, il Nan resta primo in classifica.